Secondo me questo è un film sulla rivolta e sul rivoltarsi, ma non sulla rivolta intesa come, o almeno non solo intesa come ribellione o protesta, ma sulla necessità di rivoltarsi, di rivoltare se stessi, perché bisogna coprire questa distanza tra ciò che era la mia immagine del mondo e quella che scopro essere veramente, o quella che io in quel momento sono portato a percepire. E questo confronto mi costringe a rivoltarmi nel senso di cambiare. E questa è la cosa che mi ha... E questo qui è ovunque, perché questa parola minuta, innocua, comune, alla fine credo che diventi di una potenza incredibile mentre si vede il documentario. E quando forse, spero, ce lo si porta dietro. Perché ti rendi veramente, e lo vediamo in questo periodo, ogni giorno. Cioè il problema, questo può sembrare paradossale, non è neanche più facciamo il buco o non lo facciamo. Il problema è il nodo vero di questa storia, che secondo me andava raccontata e va raccontata ancora, è che la Val di Susa è un paradigma. È una storia, ahimè, esemplare, sia in negativo che in positivo, perché è l'unico posto dove veramente c'è la gente fa politica sul serio, e politica nel senso alto del termine, cioè si trova, sta insieme e dice che facciamo adesso, non quella chiacchierata. Ecco, questo qui, cioè il nodo fondamentale è che è successo qualcosa, si è incrinato qualcosa, forse in modo, adesso non vorrei essere troppo pessimista, ma forse irreparabile. E questo qui, questa dinamica, questo meccanismo, spesso nelle situazioni estreme emerge quello che è latente nel corpo della società. Io devo prima inchinarmi al valore poetico del lavoro di Daniele, no? C'è un aspetto sicuramente poetico, narrativo, rappresentativo, non è un prodotto giornalistico in senso freddo, almeno nel senso che il senso comune attribuisce a questo aggettivo. Ci sono momenti commoventi, umoristici, straordinari, in cui l'incontro con un altro sconosciuto, e qui sta il punto, il titolo è molto azzeccato, qui, perché fra qui e lì, e la Val Susa è vicinissima, no? Cosa sono 30 chilometri da qui, fra qui e lì si è interrotto lo sguardo, fra qui e lì una colonizzazione, di cui vorrei dire due parole adesso, del senso comune, ha interrotto lo sguardo, non la si vede la Val Susa, non la si vede. Torino è il posto più lontano della galassia dalla Valle di Susa. Torino è il posto dove esiste un senso comune colonizzato, diffuso, rimarcato dai mass media, dai giornali, anche dal mio, che rappresenta un mondo che non esiste e non rappresenta il mondo che esiste, che racconta delle favole altrettanto implausibili di quelle che raccontavano i viaggiatori medievali quando tornavano da terre incantate nell'Oriente misterioso e ci dicevano di aver incontrato dei nani pigmei con un occhio solo, imbattibili nel tiro con l'arco, oppure delle creature che avevano la faccia sul petto invece che la testa. E solo che allora era difficile andare a vedere fino sulle rive del Mar Caspio se c'erano davvero quelli con la faccia sul petto. Mentre adesso basterebbe prendere un treno o un'auto, anche per chi fa il mio mestiere, andare in Val Susa. Io sono abbastanza sbaccalito da... E in questo senso Luca ha perfettamente ragione, Torino è il posto più lontano della galassia dalla Val di Susa. Sono veramente così sbaccalito dall'atteggiamento, tranne qualche raro caso, che questa città ha anche nei confronti di questa questione, non del facciamo il buco o non facciamo il buco, ma di questo problema che si è, come dire, di questa blackout totale di alcuni principi fondamentali. E anche con amici, insomma, come diceva Luca, le cose che diceva Luca prima, che parlava con degli amici intelligenti, e che però, cioè, c'è proprio l'idea che su questa roba qua, ah ma sì, ancora questa storia, ah ma quelli là, ah sì vabbè, ma dai, conversazioni lunari in cui incontro le persone che dico, vabbè scusa, però sai che è questo, questo, quest'altro, ah è così, ma penso di sì, insomma, se vuoi, insomma, informati, però sì, però va fatta, sì, però guarda che c'è anche questa cosa, ma, eh sì, no, però va fatta, sì, ma guarda che, no, ma va fatta, così, cioè persone, non,
persone che, come dire, no? C'hanno anche delle stellette, no? Come diceva De André, se non mi ricordo i versi, no? Quelli che avevano la lingua per battere il tamburo, no? Avevano la lingua per il vaffanculo, ecco, quelli che hanno la lingua per il vaffanculo, la domenica d'esame, io ne vedo veramente pochi. Ora no, perché questo non è che lo sto dicendo, come dire, per dire, ah, guarda, come siamo coraggiosi. No, lo dico con amarezza. Ma noi continuiamo a raccontare che l'Europa, che non graverà sui conti pubblici, continuiamo a raccontare che ci sono creature con la faccia sul petto, vergognate, ma sono a 30 chilometri, basterebbe andarle a vedere. Allora, il valore poetico del film di Daniele, secondo me, si incrocia e si incastra con il valore giornalistico. Lui dice: non volevo fare un reportage, non sono un giornalista. Capita che con questa sensibilità allo sguardo dell'altro, all'incontro, con la lentezza con cui hai fatto il lavoro, perché mi sembrano millenni che abbiamo cominciato a parlarne, poi incontri quella signora che va a pregare la Madonna Nera, incontri quell'altra con le manette cinesi, incontri l'ex carabiniere, cioè sono incontri a sorpresa che ci fanno, spero, anche qui a Torino, la città più lontana dalla Val Susa della galassia, sospettare che tutto sommato dietro le nostre spalle ci sia qualcuno che sta parlando, si sta gonfiando con la parola, con la sindrome NIMBY, per nascondere il fatto che è il principale artefice della sindrome GB, just in your backyard, le cose le faccio nel tuo cortile, sei tu che devi morire. Guarda la risposta di quella signora del PD che dice: dovete smettere di romperci i coglioni perché tanto l'amianto c'è già, e se ve ne respirate un po' di più non fa niente. Questa logica è fascista. We'll be right back.